Prepariamo il rasante, il colore del rasante per fare questo campione di cui vi ho parlato prima. Si chiama Grigio Milton in onore di un mio amico che lavorava con me, l'abbiamo formulato insieme, quindi gli ho dato il suo nome, una persona veramente capace, brava e seria. Quando aprite la confezione del rasante lo trovate già qui, questo è 10 kg, è presente nel kit. Quindi ne facciamo adesso un chilo. Perché per i campioni ce ne vuole sempre un po' meno, che siccome è una tavola di legno è liscia, non presenta avvallamenti e difetti vari, va via, scorre liscio il lavoro. Per cui ne consumiamo veramente anche un chilo in meno. Questo è rasante. Eccolo qua. Chiudetelo sempre, se no si secca. Fa la crosticina in superficie. Ora qui abbiamo la formulazione. Un chilogrammo di stucco. 100 g di cemento bianco, voi sapete che io setaccio sempre tutto. g di cemento grigio, quindi avrete capito che io li coloro con i cementi. L'ho già ripetuto più volte. Ecco qua. E 200 g di stucco nero. Questo si fa con lo stucco che vi do, con questa polvere che vi fornirò io. Bastano 100 g per chilo, una cavolata, però viene uno stucco veramente nero. Questo ci servirà a pesare l'effettivo nero che ci serve, perché noi non possiamo calcolare 102 gocce di colore. Per cui ho trovato l'escamotage di farmi questo stucco nero, così lo pesiamo al grammo. Allora abbiamo detto 200 grammi, ecco qua, conviene sempre farsene un po' e tenerselo da parte. Su un chilo sappiamo benissimo che l'acqua è 100 grammi. Ho stucco colorato per fare questo pavimento che si chiama Grigio Milton. Sappiamo che per le prime due mani dobbiamo semplicemente aggiungere il 20% di quarzi, mentre per le altre due successive basta lui da solo fino. Oggi facciamo un campione particolare. Innanzitutto lo facciamo di 1 m², così possiamo calcolare gli effettivi quantitativi. Ok, facciamo un grigio tra i più venduti, si chiama Grigio Hilton. Cominciamo a incollare la rete, ormai è una prassi, perché un campione io lo faccio sempre uguale, identico a un pavimento, quindi comincio con la rete e via. Annulliamo il lattice, che è una sostanza monocomponente, una resina monocomponente, l'aprite ed è già così, pronta per essere rullata. Questo è un tutorial davvero importante, per cui vi invito a metterci un po' di attenzione, perché oggi facciamo il quantitativo giusto per ogni 1 m². Entriamo proprio nei parametri naturali del posatore. Il campione è un po' grande, però è ora di fare sul serio.
Ok, andiamo a rifilare la rete in eccesso. Qui abbiamo il nostro rasante, cominciamo a trattarlo come un vero e proprio pavimento da fare. Ricordatevi sempre di scaricare la spatola, il movimento è questo. Così quando ritornate la spatola è pulita. Poco più che a zero. Come vedete, a differenza di quando faccio un campioncino piccolo, ora lavoro meglio. E come se lavoro meglio? Questa è la tecnica. Laviamo la spatola e aspettiamo che asciuga. Il primer già lo sappiamo, credo di avervi nauseato. Questo è un bel pavimento grigio scuro della categoria spatolati con finitura film. Lo lasciamo asciugare o se abbiamo fretta un po'. Andiamo a spatolare la seconda mano. Ovviamente ricorderete che questa è la mano che lascerà il disegno definitivo, per cui facciamola con calma. Facciamo la texture che desideriamo. I movimenti sono sempre semicircolari, poco più che a zero, non possiamo sbagliare. Lo lasciamo asciugare e continuiamo. Ok, carteggiamo, quello che abbiamo fatto. Guardate che bello, questo è il disegno che sta sfiorando. Sappiamo che il primer c'è sempre. Se vi chiedono un pavimento del genere,
Avete fatto il bingo. Uno, perché è bello. Due, perché è abbastanza scuro. Se vi cade un capello non si vede, motivo per cui io porto il bandana sempre, magari qualcuno se l'è chiesto, anche in fase di campionatura, ovvio. Voilà. Ok, siamo pronti per rasare. Lo trattiamo come se fosse un pavimento normale, quindi il rasante sempre intorno ai bordi, perché noi dobbiamo fare sempre prima i perimetri. E voilà. Sempre poco più che a zero. La mano morbida, morbida, anche con due dita si deve tenere la scatola. Ok, questa mano è asciutta, possiamo carteggiarla. Rimuovere la polvere. Primer. Dobbiamo sempre ricordare che le ultime due mani, quindi di rasante fino senza aggiunta di quarzi, ce ne va sempre meno. Adesso in quest'ultima mano vi faccio vedere quanto poco materiale ci vuole. Il riepilogo è questo: solitamente per un metro quadro io uso 3 kg di materiale, dipende dal supporto, dipende dalla mano dell'applicatore. Potrebbero anche essere sufficienti 2,5 kg. Ok? Sul campione, avendo una superficie molto liscia, l'ho già detto prima, è chiaro che andiamo abbastanza scorrevoli. Il consiglio è che su un metro quadro vi fate un paio di chili di materiale, altrimenti vi avanzerà sempre. Ok, siamo pronti per l'ultima mano. Ora guardate quanto poco materiale ci vuole. Basta così. Ok, abbiamo tolto i nastri, è bello tutto pulito, lo carteggiamo per l'ultima volta. Lo puliamo.
Ok, prepariamo la resina per la laccatura. Ok. Per fare un campione adesso daremo due mani una dietro l'altra, fresco su fresco, però quando lo faremo dal vivo daremo 150 per la prima, 150 per la seconda, dipende dall'assorbimento, ce ne potrebbero servire anche 200 per mano o 100 per mano. Ogni lavoro mi insegnate che ha la sua storia. 100 grammi di resina a 100 grammi di resina B, 100 grammi di resina B, e la giriamo con un pennello, così possiamo prendere dai bordi tutta la resina. Ecco come si presenta, biancastra, tipo vinaville. Ok, lasciamo dentro e mettiamo ancora una parte di acqua. Quindi 100 grammi di acqua. È tutto. E la giriamo. Mettiamo allora prima la resina A, componente A, poi il componente B, lo giriamo bene e alla fine aggiungere il componente C, che è l'acqua. Una volta amalgamato il tutto lo lasciamo riposare 5 minuti, perché l'ho già spiegato in altri tutorial, è troppo grassa per essere rollata. Qui abbiamo un 45 minuti per stenderla, dopodiché diventa troppo liquida e non è più buona, a differenza dell'autolivellante che dopo 25 minuti comincia a scaldare e va in massa. Ecco qua, lasciamo riposare e tra un po' la rolliamo. Eccoci qua pronti per la resinata finale. Un accorgimento importante: come avrete notato, ho cambiato il secchiello perché potremmo incorrere nel rischio di andare a rullare una parte non perfettamente amalgamata. Può succedere, no? Quindi noi travasando evitiamo di bagnare il rullo, che ne so, in una qualche goccia di resina o qualche goccia di catalizzatore che è rimasto nei bordi. Allora provoca un bel guaio. Quindi noi che facciamo? La travasiamo una volta fatta, girata, in un secchio pulito. Ora questo è piccolo, ma se fosse grande, in un secchio grande. Non dimenticatevi questa cosa qui. Come vedete, la prima mano abbondante. Ora stiamo facendo un pavimento lucido. È importante dire che in ogni caso viene finito sempre lucido, però se lo vogliamo opaco, non l'abbiamo mai trattata questa cosa qui, forse sulle pareti, se lo vogliamo opaco dobbiamo rullare una mano di resina poliuretanica opaca, una sola mano, asciuga in fretta e lascia un buon profumo nell'aria. Ora, trattandosi di un campione, noi andiamo fresco su fresco. Purtroppo su un pavimento non si può fare, però in caso di pareti, certo che si può fare. E andiamo così. Io ora vedo la superficie molto bella, quindi vuol dire che anche se la prima mano abbiamo lasciato tanto materiale, non c'è nessun problema. Si stende da solo, certo, un po' di attenzione ci vuole. Io raccomando sempre di usare un rullo a pelo raso dall'inizio, perché durante le fasi
di incollaggio rete, primer, eccetera, alla fine lo laviamo e sarà utilissimo per la resinata finale, perché perderà tutto il pelo e sarà ottimo per la laccatura. Quando lo dobbiamo sciacquare per riutilizzarlo in acqua fredda, e ci vogliono circa 5 minuti per sciacquarlo bene, vi conviene perderli, perché lavorare con un rullo nuovo tutte le volte è un po' una fatica, perché devi stare attento al pelo, tagliare i bordi, gli imbianchini lo sanno, insomma. Una volta che questa è asciutta, se la vogliamo opaca questa superficie, come ho detto prima, dobbiamo rullare una mano di resina poliuretanica monocomponente. Perché monocomponente? O anche la bicomponente. La bicomponente asciuga semplicemente un attimo prima, però se dovesse avanzare il materiale lo dobbiamo buttare via. Mentre per la monocomponente lo rimettiamo dentro e ci torna buono per il prossimo lavoro. Asciuga in un'ora, però sempre meglio calpestarlo il giorno dopo. Con la resina non dobbiamo correre. È un lavoro che dà soddisfazioni, soprattutto economiche, però non bisogna trattarlo male, questo lavoro. E voilà. Abbiamo finito. Ora io aspetterò per forza fino a domani che si asciuga bene per rullare il poliuretanico. Non posso farlo fresco su fresco perché sono due resine completamente diverse e si creerebbero delle antipatiche ragnatele e non le togli più. Voilà.